Allora, cari signori e signori, buonasera. Buonasera e un benvenuto a tutti voi. Per molti di voi invece è un ben ritrovati, perché questa serata che è stata ideata dall'assessorato allo sport, voluta fortemente dall'assessorato allo sport della città di Rivarolo, è fatta per voi, perché è fatta per le associazioni sportive, per celebrare tutti coloro, atleti, dirigenti, presidenti, allenatori che tanto fanno, tanto si adoperano per lo sport, perché non dimentichiamoci che lo sport è società, è sociale, è inclusione, lo sport unisce e non divide e per questo merita uno grande applauso. E poi non dimentichiamoci che ormai c'è una tradizione veramente importante che molti atleti di Rivarolo e non solo ci tengono in modo particolare. Ormai siamo a fine anno e questa sera ci sarà il cambio della guardia, quello che poserà il galletto e il galletto prenderà la strada verso una nuova casa, verso il nuovo testimonial dello sport 2023-2024 e anche per questo ci vuole un grande applauso. Siccome siete veramente tanti e le associazioni, per fortuna, qui a Rivarolo, associazioni sportive ce ne sono tantissime, io lascerei subito la parola ai padroni di casa. Lascerei la parola a una persona che è sì il sindaco di Rivarolo Canavese, ma soprattutto potrebbe sedersi tranquillamente in mezzo a voi perché è un grande, grandissimo appassionato di sport. Alberto Rostagno. Buonasera a tutti, prendo poco tempo perché sono altre le persone che devono essere questa sera non solo premiate ma di cui bisogna parlare. Quindi ancora buonasera a tutti, grazie Vladimir. Io sì, sono uno sportivo, lo ero uno sportivo, ora lo sport lo seguo appassionata, hai ragione. Allora, questa è una delle serate più belle che lo sport rivarolese negli ultimi anni ha declamato. Nel senso che dal 2014, quando abbiamo avuto l'idea, l'iniziativa di andare a premiare lo sportivo che nel nostro territorio, in Rivarolo, ma anche nel territorio circostante, si era messo particolarmente in evidenza, è stato talmente, ha avuto talmente un successo questa iniziativa, tanto è stato l'entusiasmo, che poi è stata ripetuta negli anni e questo è l'ottavo anno, perché per 2 anni, gli anni del Covid, non è stato possibile fare la premiazione dello sportivo dell'anno. Quindi questo testimonial ha avuto un successo ed è diventato una persona che non solo in Rivarolo, ma al di fuori del contesto rivarolese è riconosciuto come lo sportivo, il testimonial della città di Rivarolo. Abbiamo avuto testimonial prestigiosi, siamo partiti con nel 2014 Marco Canola che era stato il vincitore, atleta professionista, vincitore della tappa del Giro d'Italia 2014 Fossano-Rivarolo. E poi abbiamo avuto degli atleti importanti, il Walter Durbano, al quale purtroppo non siamo riusciti a fare quello che Walter Durbano meritava, perché l'anno della sua premiazione, in cui è stato nominato sportivo dell'anno, testimone dello sport, è stato purtroppo l'anno che poi è sfociato con la chiusura dovuta al Covid. E poi Giulia Buffo l'anno scorso, Matan, ecco, Blengini, l'allenatore della nazionale di calcio, di pallavolo che abita qua vicino a Salassa, tanti, l'Osac Basket, quindi una società completa, una squadra che ha avuto il merito di distinguersi negli anni, e Laura Oberto per l'atletica, sono veramente stati tanti gli atleti che sono stati premiati. Questa sera, adesso non lo diremo, per il momento non si può dire, ma vedrete quale sarà anche quest'anno un importante atleta che si è distinto nelle competizioni nazionali e internazionali, portando in alto il nome del nostro territorio. Quindi, che dire, la serata è iniziata. Vladimir, che lo ringrazio perché è sempre disponibile alle nostre richieste, grazie Vladimir, è ormai il nostro speaker ufficiale. Lascio la parola a chi?
nuovamente a Vladimir, e poi la serata avrà veramente tanti ospiti e quindi sarà tutta una serata in divenire da gustare, come è sempre stato fatto in questi casi, ma questa sera ancora di più. Grazie ancora a tutti. Grazie al sindaco Alberto Rostagno. E prima di passare la parola all'ideatrice di questa serata, concedetemi di fare un grandissimo applauso a una persona speciale, il nostro assessore allo sport della regione Piemonte, Fabrizio Ricca, che avremo modo di sentirlo parlare, che tanto ha fatto in questi mesi, in questi anni per lo sport, perché è stato veramente un promotore eccezionale per il nostro amato sport. Allora, Helen Ghirmu, un applauso. Vieni Helen, ciao. Allora, già l'altro anno ci siamo trovati qui a Rivarolo, davanti a questa platea, guarda quanta gente. Io penso che, perché loro mi hanno detto speaker, però io lo faccio proprio così per piacere, per, ma la prima cosa che mi balza all'occhio è quello che veramente vorrei essere lì, perché tu sai quanto io amo lo sport, quanto comunque mi piacerebbe far parte di loro in questo momento, perché mi sentirei in questa serata gratificato, anche perché è bello che ci sia un comune, un ente che dica alle società che operano nel proprio territorio: bravi, lo state facendo bene, bravi. L'obiettivo anche a voi è questo. Loro lo meritano, ma voi chiaramente giustificate il fatto che loro sono qua e per fortuna c'è qualcuno che gli dice bravi e meritano questa parte. Un applauso a voi quindi, perché bravi davvero. Prego Elena. Bravi perché ci siete sempre e siete parte della vitalità cittadina veramente in un modo importante. Io definisco sempre Rivarolo città dello sport, e se posso definirla così è perché ci siete voi, è perché siete qui e partecipate ad ogni momento e anzi li costruite i momenti importanti per la città. E la serata è impostata così, l'abbiamo un po' cambiata negli ultimi 2 anni rispetto ai primi testimonial che citava il sindaco, è proprio per creare un ulteriore vostro coinvolgimento, perché comunque le scorse settimane, tra telefonate, tra mail che abbiamo mandato con l'ufficio eccetera, è stato proprio bello coinvolgervi nel costruire questa serata, nel far emergere da voi chi merita di essere valorizzato. Poi ne potete nominare uno, c'è chi ha fatto fatica a nominarne uno, me ne ha messi un certo tot, e quindi abbiamo degli elenchi leggermente lunghi, però la parte bella è che quest'anno sarà uno e mi auguro che l'anno prossimo sarà qualcun altro, e che ci sia sempre modo di farvi valorizzare tutti e di dare spazio e anche stimolare le persone che fanno parte dell'associazione a dare il massimo, a dare di più. Non si parla poi solo di risultati e solo di agonismo, certo è importante, siamo qui a fare sport e lo sport è anche matematica, è anche una scienza, è anche misura, però c'è anche una parte che diceva bene Vladimir prima, sociale, umana, ed è quella dimensione per cui tante associazioni addirittura hanno detto: ma no, noi quest'anno non vogliamo nominare nessuno perché sono tutti importanti, e allora magari a qualcuno abbiamo fatto noi una nomina di infilo, o altre associazioni che magari hanno detto: ma no, non siamo meritevoli, ma cosa abbiamo da raccontare, e invece abbiamo scoperto, chiacchierando insieme, altro che non siamo meritevoli, ci sono dirigenti storici, tecnici, che tengono in piedi l'associazione, e in un anno incredibile come questo per lo sport è ancora più importante valorizzare ogni singolo mattoncino che tiene sulle nostre associazioni sportive. È stato l'anno della riforma dello sport, un anno un po' travagliato e ancora ci sarà da lavorare, so che non è stato facile per molti di voi e ancora ci sarà da fare, però ragazzi è l'anno in cui il lavoro dell'istruttore sportivo e del tecnico sportivo è stato riconosciuto. E io l'ho fatto il tecnico sportivo, e qualcuno qua si ricorda com'era quando io facevo il tecnico sportivo e magari vedevo un rimborso spese ogni tanto, e invece adesso si dà una dignità in più, che, signori, cioè, abbiamo anche con un grande passo avanti per la nostra Repubblica.
Con la modifica dell'articolo 3 lo sport entra in Costituzione. 33. 33. E sono emozionata di fianco a te. 33. Medico? 33. Sì, sono sana. E con questa modifica lo sport diventa un diritto. Un diritto a tutti gli effetti. Un diritto che sarà poi il vostro dono da portare avanti, da difendere, e anche un po' il nostro lavoro, il lavoro per noi amministratori locali nel piccolo, per l'assessore regionale che supporta sempre le associazioni e sicuramente darà una mano anche alle associazioni in questo passaggio, e anche soprattutto a livello governativo, perché tanto c'è da fare per rendere poi i decreti attuativi realmente sostenibili per le associazioni. Sai, Elena, prima hai detto una cosa, hai detto anch'io facevo l'istruttrice, e io penso a tutti gli istruttori, a tutti i dirigenti, perché ragazzi, io vedo tanti atleti qua, voi dite a 12 anni, a 13 anni, a 8 anni, a 15, a 16, a 20, dice vado a giocare a pallone, vado a fare volley, vado a fare judo, karate, ok, perfetto, ma voi potete decidere quali sport fare grazie a delle persone che normalmente lavorano durante la giornata, poi dedicano del loro tempo libero e permettono a voi di fare dello sport. Questo è veramente un volontariato fantastico e bellissimo. Voi non vi rendete conto cosa c'è dietro una società, perché giustamente voi state facendo gli atleti, avete dei sogni ed è giusto che quei sogni li coltivate, perché i sogni fanno crescere e fanno diventare, si fa diventare uomini, ma quello che c'è dietro è veramente importante. Allora un grazie a tutti i dirigenti, a tutti i presidenti, ai semplici persone che vanno lì e dedicano il tempo. Io a loro vorrei dedicare questo applauso a voi. E io con dissolvenza lascerei spazio, anche perché c'è un saluto speciale del primo firmatario della legge, Mauro Berruto. Cari amiche e cari amici, prima di tutto una doverosa premessa: mi sarebbe piaciuto tantissimo essere con voi questa sera in presenza, anzi era in realtà tutto predisposto affinché fosse così, purtroppo un imprevisto me lo ha impedito, però voglio essere presente almeno in questa forma mediata dall'invio di un messaggio per testimoniare il mio affetto sincero nei confronti di Rivarolo, non solo per appartenenza geografica, diciamo così, come è noto la mia famiglia proviene dal Canavese, ma perché Rivarolo ha sempre testimoniato di voler essere e di saper essere una sport city, cioè una città che mette al centro delle politiche le politiche per lo sport, che mette al centro delle proprie politiche a favore dei cittadini e delle cittadine, dei cittadini, il valore educativo, il valore sociale, il valore generato dalla promozione del benessere psicofisico che lo sport è capace di generare. Ora, questi tre valori, quello educativo, quello sociale e quello di promozione del benessere psicofisico, sono meravigliosamente ricordati anche dalla nostra Carta Costituzionale. La modifica all'articolo 33 avvenuta con voto unanime del Parlamento il 20 settembre scorso, ci ricorda proprio che, cito l'articolo, la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ecco, Rivarolo è sempre stata all'avanguardia da questo punto di vista, ha anticipato anche questo passaggio, questo comma che oggi sottolinea questi valori nella carta delle carte, nella legge delle leggi. Lo ha fatto grazie, e permettetemi di ringraziarli, all'impegno del sindaco Alberto Rostagno, che saluto. Permettetemi di ringraziare e di salutare anche Costanza Canova, assessore alla cultura e all'istruzione, che mi ha sempre dimostrato di interpretare lo sport come un fatto educativo, come un fatto culturale. Permettetemi naturalmente un ringraziamento speciale a Helen Ghirmu, che fra le tante deleghe ha quella allo sport ed è sempre stata una preziosissima alleata per poter portare avanti questa idea, questo cambio di paradigma, questa volontà di vedere lo sport come un diritto. Ecco, il 20 settembre scorso è nato nel nostro paese un diritto allo sport. Avremo modo di incontrarci, di rivederci, anzi lancio già l'appuntamento per settembre, quando tornerà Rivarolo ad essere Sport City attraverso una bellissima e meravigliosa
manifestazione che è una manifestazione proprio di piazza, anzi nel vostro caso di parco, nel bellissimo scenario naturale del parco del Castello Malgrat. Ci vedremo, ci siamo visti e ci vedremo ancora tante volte a parlare di questi temi e naturalmente sarà un piacere per me incontrare gli ambassador dello sport rivarolese, non so ancora chi di voi sarà scelto per questo ruolo, ma in ogni caso tutti siete ambassador dell'importanza e del valore che lo sport può regalare ai nostri territori, al nostro paese e alla, diciamo, alla qualità della nostra vita in senso generale. Vi auguro davvero una bellissima serata, mi scuso ancora per non essere riuscito ad essere con voi, ma ci vedremo prestissimo. Un abbraccio e un caro saluto a tutti. Grazie all'onorevole Mauro Berruto. Elena, vorrei che venissi qua accanto a me perché è l'ora di entrare nel vivo un po' della serata e chiamare qui accanto a noi un atleta vicina di casa, non proprio rivarolese ma praticamente a due passi, che ci ha veramente entusiasmato quest'anno con i suoi risultati. Chiara Giovando, eccola qua. Complimenti, bravissima, vincitore, vincitrice delle primi Master Sky Running World Championship Over 40 che quest'anno si correvano a Ceresole. Quindi onorata di essere qui innanzitutto, ringrazio tutti quanti e sono anche molto emozionata perché è stato un invito abbastanza improvviso, però ho accettato subito perché non mi sono preparata a nessun discorso, però parlare di sport mi piace, come penso a ognuno di noi piace parlare di ciò che è la nostra passione, quindi, e poi comunque rivolgermi ai giovani è sicuramente importante per me perché ho iniziato a correre tardi, non perché non abbia avuto le possibilità, anzi perché da ragazzina giocavo a pallavolo e c'era Pier Giorgio Ponzani e la Polisportiva Rivarolese che ha sempre comunque accompagnato il mio percorso sportivo, quindi però ero ben lontana dall'atletica, nel senso che a scuola mi piazzavo bene nelle campestri ma non ho fatto mai niente per sfondare nella corsa in montagna, quindi ho iniziato tardi e nonostante tutto posso dire che i risultati arrivano se uno ci crede, quindi dico ai giovani di cominciare fin da subito perché di non aspettare se si può, però comunque di fare ciò che ci piace anche quando magari pensiamo di essere troppo attempati o pieni di impegni, la famiglia o una bambina che fa atletica a Rivarolo che purtroppo non è qui anche perché deve studiare, ma poi comunque non essendo cittadina rivarolese era un po' dispiaciuta di non poter partecipare, vabbè. Però al di là dei risultati del campionato master sono contenta perché in realtà appunto ho ancora le classifiche assolute, non mi accontento ancora delle classifiche di categoria anche perché c'è tempo per pensarci e anche perché a Ceresole poi in classifica assoluta sono arrivata seconda, quindi è Marina Cugnetto che è una ragazza in realtà di origini eporediesi che però vive in Bassa Valle d'Aosta e quindi niente, tutto qua. Praticamente al posto della Sky Marathon quest'anno a Ceresole Reale proprio hanno organizzato questi campionati del mondo che poi sostanzialmente è sempre la stessa gara, forse un po' modificata nel percorso, però è sempre la stessa gara che si corre da anni, però dal 2008 mi sembra. Sì, poi è stata ferma anche lei per il Covid. Chiaro. E quest'anno è stata riproposta grazie all'iniziativa della ISF che è l'International Skyrunning Federation, è stata proposta come campionato del mondo master. E tra l'altro i primi, se non vado errato, i primi in assoluto. Quindi abbiamo avuto l'onore di avere a Ceresole veramente tutte le nazionalità portoghesi, orientali. Sì, mi ha raccontato Stefano Roletti, forse. Sì, esatto, e mi ha raccontato proprio lui che... Ma facciamo una chiacchierata così perché poi alla fine è la più bella, no? Non mi sono preparata a discorsi. È quando si chiacchiera così in amicizia vengono fuori le cose migliori, no? Voi fermatemi quando... Ma dobbiamo fermare. Ma diventa difficile correrti dietro, perché... Anche a parole. No, a parte gli scherzi.
mi diceva che c'erano, non so se 42 nazioni rappresentate o qualcosa del genere. È stato anche un successone per l'organizzazione, anche perché i costi, poi voi lo sapete, non raccontiamoci delle frottole, fare dello sport è importante, è bello, è gratificante, però poi alla fine c'è anche di mezzo il denaro, i soldi, il tempo. È una gara logisticamente molto difficile da, da organizzare, perché si parte dalla diga del Telecchio e si arriva a Ceresole. Quindi passando per Sette Colli, sì, oltre 4.000 metri, sì, di dislivello. Esatto, e quindi c'era il problema dei ristori. Sono stati, ho degli amici che hanno fatto i volontari lungo il percorso, e quindi so che tutti i rifornimenti non sono stati portati con gli elicotteri, ma con gli zaini a piedi. Quindi, mi sembra giusto. E poi c'è stato il problema comunque dell'accoglienza di tutti questi atleti, che ovviamente sono stati alloggiati nei vari campeggi tra Ceresole e la bassa valle di Piantonetto, insomma, però non è stato facile, sicuramente difficile. Obiettivo 2024. Vabbè, mi piacerebbe vincere di nuovo Olivera Monbarone, perché è la mia gara l'assoluto del cuore, quindi vabbè, sì. E poi a livello nazionale bisogna qualificarsi, quindi non è che dico così perché ho la tuta, me l'hanno data quest'anno, cioè la tuta ce la si guadagna, nel senso, certo, che oggi la metto perché me l'hanno data per i mondiali di Innsbruck, però ogni anno bisogna guadagnarsela, quindi ad aprile probabilmente parteciperò ad una gara di qualificazione per l'europeo di corsa in montagna, che sarà ad Annecy in Francia. Sì. E invece i mondiali di sky running, che è l'altra specialità che si corre più in alta quota, insomma un po' più tecnica della corsa in montagna, sarà in Spagna, a Soria, se non sbaglio, a settembre. E quindi in mezzo ci sono tutte le gare di preparazione, e adesso sono a riposo però, quindi bene, panettone, bagna cauda, tutto. Allora Elena, consegni il diplomino. Grazie. Di ringraziamento, gli facciamo un grande, grandissimo in bocca al lupo a Chiara, Chiara Giovando. Grazie ancora. Viva il lupo, sempre viva il lupo. Grazie Chiara, anche perché l'abbiamo veramente chiamata a bruciapelo, e devo dire che è una figura di riferimento, che soprattutto il nostro vice sindaco ha sottoposto all'attenzione della giunta, in realtà già da due testimonial, e quindi un applauso ancora, perché rivarolese o no, lo sport è canavese, e poi l'assessore ce lo dirà, il canavese è rappresentato dallo sport prima di tutto. L'ha citato prima Berruto con lo Sport City, quest'anno c'è stata un'iniziativa molto bella, lo sport al parco Malgrà. È vero Ellen, che è stata un'iniziativa, è tra l'altro carina, importante, perché straordinaria. Volevo, perché ha coinvolto più attori, tra questi mi piacerebbe chiamare qui sul palco gli amici del castello, con la presidentessa Silvia Vacca, eccolo qua, i ragazzi di Obiettivo News, chi viene? Che dalle retrovie collaborano sempre. Magda, vieni tu? Sì, vieni. E poi anche i ragazzi della cooperativa Integra, che sono coloro i quali hanno partecipato e si sono dati molto da fare. Eccoli qua. Li chiamiamo uno per uno. Chiamiamo tutti i ragazzi che hanno fatto sport e hanno fatto inclusione. E volevo chiamare anche le guardie ambientali d'Italia con il presidente Fausto Negri qua sul palco, che sono tutti gli attori principali di quella giornata. Elena, ce la racconti un attimo questa giornata di sport? Sì, racconto io, racconti tu. se non dico qualcosa aggiungiamo. Allora, Sport al Parco, lo sapete, è la manifestazione più particolare e più forte che abbiamo, una manifestazione organizzata da un'associazione culturale e da due amici che oggi sono qui in veste lavorativa, ma per Sport al Parco si donano completamente alla città e alle associazioni sportive, perché tutte possano essere rappresentate. Qui siete una piccola parte, perché in realtà la caccia alle associazioni e la caccia agli sport da presentare non finisce veramente mai, e ogni anno si cresce e c'è sempre qualcosa in più. Sport da rappresentare, ma anche vita sociale. Abbiamo avuto i comitati della Croce Rossa, e quest'anno è successo qualcosa di straordinario. I nostri ragazzi ospiti dell'Hotel Europa non solo ci hanno dato una grandissima mano operativa
tirar su la manifestazione, perché lo diceva bene prima Vladimir, le cose succedono perché ci sono volontari e perché ci siete voi, e loro si sono dati da fare alla grande, e in più hanno portato un pezzo della loro cultura alla nostra società, insegnando il gioco del cricket. E quindi una delle più belle foto che abbiamo della manifestazione è una piccolissima bimba che giocava a cricket con due dei ragazzi che stasera premieremo e chiameremo con noi, perché sono stati veramente eccezionali e li ringraziamo. Intanto scusa, do solo l'attestato a Fausto nel frattempo e ringrazio anche le guardie ambientali che non solo per Sport al Parco, ma devo dire in tutte le manifestazioni cittadine ci danno una grossa mano. Ho paura di quando chiederanno il conto, però per ora non l'hanno proprio chiesto. Assessore al bilancio, preparati. E adesso diamo spazio ai ragazzi. Sì, ragazzi, che aggiungo solo una piccola cosa. In realtà collaborano con l'associazione da prima di Sport al Parco. È da quest'estate che un gruppo di ragazzi dell'hotel lavora con noi in associazione. Le domeniche le hanno passate al castello con noi. Noi li abbiamo portati in montagna, li abbiamo portati a Torino a conoscere il Museo dell'Auto. Insomma, stiamo cercando di fargli conoscere il territorio per convincerli a rimanere qua. Con qualcuno mi sa che ce la facciamo. Allora, li chiamiamo uno per volta, vengono qui con noi. Sanissi? Alzatevi tutti, così iniziate a venire. Ndam? Ble? Ble, vieni. Ndam? Yakuba, Yaya, Yaya, poi abbiamo Seku, abbiamo Hossein, che mi fa morire, devo dirlo, in pieno inverno con il suo cappellino con le melanzane mi fa proprio morire. Hossein, che è proprio uno degli insegnanti del cricket. Rian, che è un altro degli insegnanti del cricket che non c'è questa sera perché per fortuna lavora. Serge, Papa, Alassane, Camara. Allora, qui abbiamo Sergio, Papa, Camara, Abbas, Mohamed, Lamin, Abbas, Mohamed, Lamin, Sidi Bé, okay. E Tayeb, che anche lui per fortuna lavora e quindi glielo faremo avere. Però loro sono un gruppo che si sta impegnando veramente tantissimo, e piccola parentesi, non solo nello sport, perché adesso li ho coinvolti nelle letture in biblioteca, e tutto questo gruppo si trova tutte le settimane per fare delle letture in biblioteca. Quindi è proprio la volontà di inserirsi nella nostra società, e a me fa molto piacere. Credo che conoscere nuove culture amplia anche la nostra cultura, e per me è stato un grande regalo poter lavorare con loro tutta l'estate, in particolare nello sport. Hanno conosciuto e provato tanti sport diversi che non conoscevano. Si sono divertiti loro e credo abbiano fatto divertire anche i ragazzi che hanno provato il cricket. Grazie mille a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Manda due parole. Cosa posso dire? No, e ringrazio i ragazzi appunto per l'impegno che hanno messo in quella giornata e tutte le associazioni che hanno partecipato. È sempre una manifestazione bellissima, perché si vedono tante famiglie, tanti bambini comunque che si appassionano di sport,
li provano ed è veramente, veramente bello. Grazie, è consolidata, esatto, ed è una festa per tutti. Grazie a tutti. Grazie a te. Ne approfitto prima di congedare anche le guardie ambientali per ringraziare tutti i volontari, la protezione civile, le forze dell'ordine, i vigili urbani, la polizia municipale, tutti coloro i quali si adoperano e si impegnano per la sicurezza quando facciamo sport. Grazie. Grazie mille, li congediamo? Allora, due parole? Ah, io ringrazio per averci invitati e chiaramente noi siamo sempre molto disponibili per poter aiutare la città di Rivarolo. E della serie, come diciamo nei nostri corsi, aiutateci ad aiutare, perché è molto importante, sia per quanto riguarda il benessere degli animali, il benessere dell'ambiente, ma soprattutto il benessere nostro. Lo sport serve a questo. Aiutateci ad aiutare. Grazie, è anche uno bello spot, no? Allora, grazie ancora. Prego. Buonasera a tutti. Veramente siamo molto contenti di essere qua, di essere con voi. Veramente non c'è le parole. Grazie a tutti, grazie a tutto quello che fate per noi. Siamo molto molto felici di essere qui, di vivere qui in Italia, perché secondo me l'Italia è un paese accogliente e meraviglioso, straordinario. Grazie a tutti. Grazie a te. Ciao Presidente, grazie mille. Prego. Grazie. Bene, adesso sempre in quell'occasione c'è stato un battesimo particolare, no? Vero. Perché alla fine quello che conta sono soprattutto i giovani, e vorremmo così ringraziare e chiamare qua sotto al 7, che sono tre ragazzi, Matte, Bonfi e Fede, che hanno un podcast. Sono, siete in due? Oggi chi manca? Fede? Allora, ragazzi emozionati. Sì, sono... Bravi ragazzi. Ciao, tu sei? Matte. Bonfi. Bene. Io sono Matte. Io sono Bonfi. Allora, voi avete un podcast che parla un modo particolare di calcio. Esattamente. Giusto. Sì. Però frequentate l'istituto Aldo Moro. Esattamente. E siete alla? Quarta. Alla quarta. Come mai è venuto in mente questa cosa del podcast? Ma allora, noi commentavamo le partite di calcio, di Serie A, principalmente nei momenti morti delle elezioni. E diciamo la verità, durante le elezioni. Nei momenti morti delle elezioni. Esattamente. E abbiamo pensato che poteva essere un'idea interessante condividere il nostro punto di vista e in generale questa nostra passione in un podcast, renderlo pubblico. E quindi dopo una breve fase di organizzazione abbiamo iniziato appunto questo meraviglioso progetto che va avanti ormai da più di un anno. Sottolineo, è incredibile essere qua, perché cioè, pensare a quando abbiamo iniziato un anno fa e pensare che abbiamo iniziato così per la nostra passione, ancora adesso è così, perché noi veramente, per noi il calcio è una passione, ma in generale è lo sport. Infatti penso che dal nostro punto di vista questa sia una situazione meravigliosa, che veramente lo sport ha una valenza ancora più nella vita delle persone, che, come posso dire, che è come valenza lo sport in sé, perché sono valori, insegnamenti, che crea gruppo lo sport, permette un sacco di cose. E penso veramente, con Sotto al 7 siamo riusciti a fare questo, per esempio a Sport al Parco, in cui abbiamo creato un sacco di attività, in cui abbiamo coinvolto tutti i ragazzi di presenti, attraverso la nostra passione, che speriamo che attivi persone, ma perché veramente per noi è amore per noi lo sport. Per noi veramente la cosa che più ci fa star bene è che amiamo quello che facciamo, e penso che essere qui dopo poco più di un anno sia meraviglioso. E forse la cosa più bella è che dopo Sport al Parco, dopo questo è solo l'inizio, c'è ancora tanto da fare e tante cose che si possono fare di ancora più belle, e questa forse è la cosa più bella di tutte. Bravo, complimenti, hai detto siamo solo all'inizio. Questo è lo spirito giusto, mi piace chi vuole sempre progredire, perché non siete arrivati, anzi siete solo all'inizio, l'avete detto,
complimenti, vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo anche a voi. So che durante la serata, a fine serata, farete delle interviste e poi farete in modo che il vostro quindi podcast... fatevi intervistare, fatevi perché dobbiamo far crescere i ragazzi e soprattutto dobbiamo seguirli, ma anche perché poi durante il podcast devono parlare, cioè, devono parlare di questa serata. Assolutamente. A proposito, il podcast è disponibile su tutte le piattaforme di podcasting, compreso come esempio il podcast e soprattutto Spotify, e siamo disponibili e siamo presenti su tutte le piattaforme social come Instagram, Facebook, X e YouTube. Ma mi ha fatto troppo qualcuna non la so. Bene, grazie, ragazzi, complimenti, bravi. Grazie, prego. Bene, quando si parla di promozione del benessere psicofisico non possiamo non pensare ai volontari del Walking Leader che promuovono ogni giorno i gruppi di cammino. Allora chiamo qua una grande amica, Diana Tempo, Giuseppe Bertino e Riccardo Cerano. Dove sono? Dove siete? Eccoli laggiù, loro sono sempre defilati, si nascondono, indietro, si nascondono. Cioè, ragazzi, due su tre sono ex dipendenti comunali, felicemente a riposo, però questo anche per dire quanto i progetti attivati dal comune coinvolgano tutto l'ente. Faccio una battuta, visto che anch'io sono dipendente pubblico comunale, e allora qualcuno direbbe ma perché la via un tempo così, invece no, non hanno tempo, lavoriamo. Perché non li trovi un momento. Ciao Diana, ciao, complimenti Diana, come sempre, prego Cerrano. Allora vi lascio, no prego, andate in là, sennò qua ci schiacciamo sempre di più da questa parte, so che voi siete abituati a camminare. Erano anche nello stesso ufficio, si vede. Parla Cerrano, lui è bravissimo. No, ovviamente lo facevamo nei momenti morti del lavoro. Grande. Va bene. Bene, che devo dire? I gruppi di cammino ci sono da ben 8 anni, partecipano parecchie persone. Solo di Rivarolo anche? No, anche dei paesi limitrofi. Quindi tutti possono venire a camminare con noi. Facciamo dei percorsi semplicissimi, partiamo da Oviano tutti i giovedì pomeriggio. Da Oviano è il punto di ritrovo. Oviano è il punto di ritrovo. Partiamo alle 15, ci sono i ragazzi lì davanti anche che camminano con noi. Siamo due gruppi, un gruppo dinamico e un gruppo tranquillo, mettiamola così, okay. Quindi ognuno cammina con il proprio passo. Comunque chi volesse venire a far parte del gruppo di cammino a Oviano, ore 15, Oviano, ore 15, giovedì pomeriggio, tutti i giovedì pomeriggio. Il giovedì okay? pomeriggio. Perfetto. Ok, un applauso, facciamone un applauso a questi ragazzi. E nel frattempo non scendete perché vogliamo presentare un nuovo progetto, sempre grazie ai gruppi di cammino, che partirà probabilmente il mese prossimo, se non vado errato, me lo chiediamo direttamente alla responsabile ASLTO 4, Grazia Gazzera, che è qua con noi per il discorso delle mamme in corsa in canavese. E in più Leonardo Riu, che è presente qui in sala, anzi eccolo qua che sta salendo, anche lui lo chiamano il nonno Walker, nonno di corsa. Allora ci raccontate cos'è questo progetto delle mamme in corsa? Allora innanzitutto buonasera a tutte e tutti, io ringrazio per questa presentazione altisonante, ma io non sono una responsabile dell'ASL, del sono progetto, una dipendente del progetto, però del progetto sì, referente del progetto che, no. Che si occupa del gruppo di cammino delle mamme di corsa. Questo gruppo di cammino nasce in seno agli altri gruppi di cammino degli adulti, ma è un gruppo speciale dedicato alle donne, alle coppie, alle famiglie in un momento particolare della loro vita, insomma tutto quello che accompagna la nascita di un figlio. Noi incontriamo e accompagniamo nelle camminate le donne in gravidanza e i loro compagni, se compatibilmente con il lavoro possono partecipare, accompagniamo le mamme, le neomamme e accompagniamo anche quelle mamme che erano mamme tanti anni fa, quindi anche le nonne e i nonni. La finalità di questi gruppi è una finalità sanitaria, ovviamente. C'è l'aspetto dell'attività fisica, quindi del promuovere l'attività fisica, un'attività che non sia agonistica ma che allo stesso tempo permette alle persone di muoversi, alle donne di muoversi e anche ai loro bambini crescendo di camminare con noi.
ma la finalità è anche una finalità sociale, perché comunque la maternità è un momento particolare della vita di una donna dove la sensibilità è maggiore e dove è più facile che una donna si chiuda in casa, in se stessa. Allora il fatto di uscire e poter condividere con altre donne che sono più o meno nella stessa situazione, ci sono appena passate o ci passeranno a breve, permette loro di uscire, di confrontarsi, di condividere e di socializzare. Questi sono aspetti importantissimi per permettere alle donne di, insomma, di vivere all'aperto, di vivere all'esterno, di non chiudersi in se stesse. Ma io qui mi taccio e vi presento Leonardo Rio. Lui non è una mamma di corsa, lui è un nonno di corsa, è una delle nostre punte di diamante come Walking Leader, e lascio a lui, insomma, parlare di quella che è l'esperienza pratica. Prego, Leonardo. Buonasera a tutti. Allora, come ha detto la signora Gazzera, io sono un nonno, ho due nipotini, una femminuccia e un maschietto, e quindi ho cominciato, io sarà 2 anni che ho cominciato a fare il servizio dopo il Team Leader, e per me è stata una cosa nuova, però che mi sono affiatato da subito, e quindi mi trovo molto bene e cerco di fare il mio meglio, diciamo, nella comunità, diciamo, delle mamme stesse. Grazie. Ma io ho chiesto prima chi volesse partecipare alla camminata insieme a loro e con voi, quando partirete il progetto e quando effettivamente vi troverete poi sul campo, sulla strada a camminare. Allora, grazie all'assessore Irmo, in questo bisogna proprio ringraziare, perché insomma era parecchio tempo che ci pungolava con l'apertura del gruppo di cammino. Noi partiremo ufficialmente a inizio febbraio, il primo venerdì del mese di febbraio. Per il momento abbiamo, insomma, giusto per assaggiare quella che sarà la risposta delle persone di Rivarolo, abbiamo pensato di dedicare un venerdì mattina al mese a questa attività. Poi ovviamente, implementando l'attività, trovando anche dei nuovi walking leader, riusciremo sicuramente ad aumentare le uscite. Partecipare alle nostre camminate, e come per le camminate degli adulti, è sì, gratuito, non richiede una certificazione medica, non richiede una preparazione atletica, agonistica, e qui chiedo scusa a tutti gli atleti che ci sono in sala, e soprattutto non richiede abbigliamenti speciali, insomma soltanto la voglia di uscire, di condividere con altre persone un'attività fisica in compagnia, anche col proprio parco, no? Assolutamente, no, nel nostro gruppo delle mamme certo che ci sono i bambini, voi ci vedrete girare per Rivarolo con carrozzine, passeggini, fasce, zaini, insomma un po' di tutto. Beh, ci vedrete in giro. I bimbi sono vita, e la vita è speranza, la speranza è la più bella che c'è. Negli anni ci siamo proprio accorti che questi bimbi che stanno crescendo amano camminare, quindi i bambini più grandi camminano, quindi i bimbi di 2-3 anni camminano con noi, non stanno nel passeggino. Magari un giorno l'altro mi presento anch'io, perché sono nonno, e allora... Nonno walking leader, stai attento. Grazie. Bene, a tutti. Ringraziamo, grazie mille. Adesso è giunto il momento di presentarvi una persona, anzi prima l'ho presentata, ma un po' presentato così istituzionalmente. Invece volevo presentarvelo per la sua passione, per la sua voglia di fare sport, tant'è che il CONI quest'anno ha voluto ringraziarlo e riconoscerlo come lo sportivo piemontese dell'anno, perché lo sport non vuol dire solo essere un atleta, anche se lui lo sport lo fa e lo ha praticato, però non vuol dire fare lo sportivo e vincere per forza qualcosa, ma essere uno sportivo vuol dire anche promuovere lo sport. Allora non gli dico che è un assessore, ma è un grande, perché l'abbiamo detto prima, ma io voglio riconoscerlo come un amico dello sport, Fabrizio Ricca, e vediamo questo filmato appunto dello sportivo piemontese dell'anno. Moltissimi eventi e iniziative sportive di massima eccellenza agonistica, di base e di promozione.
Le risorse conferite allo sport non sono una spesa, ma bensì un investimento in educazione, integrazione, inclusione, salute e promozione del territorio. Ogni euro investito nello sport viene distribuito con un moltiplicatore di 1 a 7. Questo è la mission di Fabrizio Ricca, sportivo piemontese dell'anno. Grazie, ma si è, lo sport è squadra, lo sport è insieme, noi questo l'abbiamo fatto insieme e a tanto abbiamo ancora da fare, il 2023 non è finito, lavoriamo a un grande 2024 per far sì che lo sport piemontese sia ancora più grande. Grazie. Bene, bene, facciamogli un applauso come merita, perché gli ho chiesto, gli ho detto, beh, te lo aspettavi? E lui mi ha guardato così e ha detto, sei ancora emozionato adesso? Mi hanno fregato quella sera, mi hanno detto rimani fino alla fine perché devi rimanere fino alla fine, che devi fare una premiazione proprio all'ultimo secondo, e quella è stata la premiazione, quindi sì, è stata un'emozione incredibile. Poi per chi vive lo sport H24, 7 su 7, 364 giorni l'anno, perché a Natale ci si riposa, diventa una cosa simbiotica, e quindi uno riesce a prendere da tutto quella che è l'energia che viene sprigionata da chi lo sport lo pratica, e poi si riesce a restituirla. Ed è per questo che mentre venivo qua, che è la seconda volta che vengo, la prima abbiamo fatto il Giro d'Italia, pensavo a cosa si poteva fare per Rivarolo, per il futuro. E adesso chiamo anche qua vicino a me il sindaco, perché quello che sto per dire lui non lo sa ancora, perché le sorprese devono essere per tutti, non preoccuparti, è una cosa bella. Il comune di Rivarolo ha presentato un accordo di programma sul centro polisportivo del valore di 1 milione di euro, ed è un bellissimo progetto perché è stato valutato in maniera davvero molto importante. Noi stiamo aspettando che il governo faccia gli atti amministrativi per l'FSC e per il POC, però ci tenevo a dirti, sindaco, che il tuo centro polisportivo sarà finanziato. Che dire, dico grazie io, ma penso che il grazie sia quello che danno agli sportivi. Quindi voi grazie alla Ricca per aver valorizzato quello che la città di Rivarolo, il comune di Rivarolo ha proposto, che è un bel progetto, e naturalmente l'essere stato valorizzato ci fa veramente onore e ci fa piacere. Grazie da parte di tutta la città di Rivarolo. Bravi, no, bravi voi, perché il progetto non l'ho fatto io. Io ho avuto solo la fortuna di poter essere protagonista in un momento come questo per poterlo raccontare. E perché lo sport si fa in due modi. Cioè, il primo è quello, ma lo vediamo tutti i giorni, che sia una palestra, un campo o una pista, dove c'è chi parla all'inizio, e tendenzialmente chi parla tanto all'inizio non ha fiato per arrivare alla fine, e chi lavora minuziosamente in silenzio e passo dopo passo, al netto della disciplina che fa, questo poi porta a casa i risultati. E questo sta succedendo a Rivarolo, sta succedendo nello sport piemontese. Abbiamo investito quasi 100 milioni di euro in 5 anni, andando anche a considerare quelli che sono stati i ristori del Covid, che sono stati abbastanza momenti complicati, ma che siamo riusciti a far, con poco che avevamo, a far sopravvivere tante associazioni sportive. Poi con grandi eventi, io penso al Giro d'Italia, che è partito da qua 2 anni fa e che ripasserà il prossimo anno, perché parte da San Francesco al Campo, dal velodromo, e farà tutto il Canavese, passando anche da Rivarolo. Pensando ai grandi eventi che possono essere per una comunità quella di Rivarolo, ma che per, che non sono le ATP Final, perché poi ogni manifestazione sportiva porta qualcosa sul territorio. Lo diceva prima il CONI, ogni euro che Regione Piemonte investe ne tornano 7,5 sul territorio, ed è il modo migliore per far vivere le comunità, è quello di fare tanti eventi sportivi. Sindaco, noi saremo al vostro fianco anche nel 2024,
perché lo sport non si ferma mai e Regione Piemonte è sempre al vostro fianco. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Grazie. Grazie all'assessore Fabrizio Ricca, grazie alla Regione Piemonte. E c'è di Varolo, sta lavorando molto per lo sport, per le infrastrutture. Noi avevamo delle infrastrutture che negli anni precedenti, decenni fa, erano un fiore all'occhiello, no? Poi naturalmente si sono un pochino deteriorate e adesso abbiamo messo mano al portafoglio e grazie anche all'aiuto della Regione, grazie al PNR, abbiamo iniziato dei lavori importanti e ci sono delle documentazioni, non so se le abbiamo portate qua fotografiche questa sera, dei lavori che si stanno svolgendo al centro polisportivo in cui stiamo rifacendo completamente il campo di calcio, la pista di atletica, recentemente abbiamo ristrutturato gli spogliatoi della piscina, partiremo anche con dei lavori per la piscina. Ma c'è qui l'assessore che è il vice sindaco, assessore al bilancio, Francesco Diemoci. Magari se hai voglia, Francesco, dare due numeri, due dati di soldi, di cosa abbiamo messo a bilancio in questo Francesco Diemoci in questi ultimi anni per quanto riguarda lo sport. Grazie, quando ci sono i numeri e le cose sono noiose arrivo io, quindi purtroppo mi tocca. Un preambolo, il centro polisportivo nostro lo conoscete perfettamente, è decenni che lo utilizziamo tutti, sin dalla casa dei bambini, bisogna ringraziare un personaggio che è stato un assessore, un piccolo assessore, ma che ha fatto grandi cose con col papà di Alberto, con Domenico Rostagno e dell'assessore Carbonio, che oggi non c'è più, ma sicuramente l'assessore Carbonio sicuramente per la città. Mi prendo questi 10 secondi perché è quello che ha inventato e credo che negli anni 70 inventare un centro polisportivo di quel genere lì sia sicuramente importante. Noi abbiamo avuto in questi anni le pressioni di tutte le società sportive che ovviamente giustamente ci richiedono delle strutture sportive che siano all'altezza della qualità delle persone e degli sportivi che fanno appunto sport. Abbiamo iniziato, io l'ho detto l'anno scorso, in occasione di questa serata ho preso la parola, ho detto due numeri, quindi quest'anno l'hanno messi su un cartellone, quindi credo che sia meglio. Abbiamo investito 160.000 euro sul campo da 8 in via Merlo, sulla quale abbiamo avuto mille discussioni con la Rivarolese, ringrazio Mautino stasera che è presente qua, mille discussioni perché comunque non è semplice trovare risorse e qui abbiamo un assessore che questa sera ci dice che c'è un'ulteriore risorsa, ma sicuramente le esigenze sono tante. 160.000 euro sul campo di calcio da 8 che è stato fatto, credo che sia stato fatto anche bene che oggi può essere stato utilizzato, ci sono 250.000 euro su un campo che non è mai stato utilizzato, che è quello la via vecchia Parvesignano, quindi sopra al polisportivo, che mi auguro in primavera di aprire e che possa essere finito eccetera eccetera, un campo in erba dotato di infrastrutture di illuminazione a LED eccetera e quant'altro, quindi un campo che dovrà funzionare perfettamente per gli allenamenti. Un milione e mezzo sembra una cifra tanto grossa, ma serve per la pista di atletica e per il rifacimento del manto sintetico. Abbiamo dovuto rifare non solo il manto, abbiamo dovuto anche rifare il cassonetto al di sotto perché deve avere determinate dipendenze, quello che c'era non è più a norma, è una cifra elevata, un milione e mezzo che abbiamo finanziato con un mutuo. Vi prendo anche qui 10 secondi per dirvi, le opere si finanziano sostanzialmente con dei mutui, cioè si va a credito, le nostre tasse di tutti i cittadini del Varolese a volte non servono e non bastano per andare a fare queste opere, spesso e volentieri, quindi si finanziano con un mutuo. Questo è quello che faremo quest'anno per le scuole, eccetera, eccetera, che non è oggetto di questa sera. Però quello che voglio dire è che, nonostante noi si faccia dei mutui, la spesa pro capite e diciamo quello che noi dobbiamo rimborsare come comune, quindi come comunità tutti insieme, capitali, interessi, eccetera, eccetera, rimane costante negli anni. Questo vuol dire che, anche cedendo del credito, siamo sostenibili per le generazioni future, per chi verrà dopo di noi, che potrà continuare a investire e a credere in questi progetti. Questo è quello che abbiamo fatto, ci sono delle cose che dobbiamo ancora fare, giusto Eren? E ci sono dei problemi, c'è un campo in via Merlo che adesso è rifatto per l'80%, è rifatto quello 8 come dicevo prima, ci sono due campetti più piccoli che sicuramente vanno, bisogna pensare come investire, come trovare le risorse per investire su quel campo lì, c'è l'illuminazione che è un problema, c'è la piscina comunale dove abbiamo rifatto gli spogliatoi
per circa 700.000 euro, e quindi ci sono gli spogliatoi nuovi, ma la vasca ha delle criticità e quindi su quelle bisognerà in qualche modo intervenire. E ringrazio nuovamente, no, però non sembra, ma è fondamentale, cioè, avere delle risorse, perché poi possiamo riempirci la bocca di bellissime parole, ma se non si hanno le risorse non sappiamo dove andare. In fase di studio ci sono 1.815.000 euro di ristrutturazione ed efficienza energetica della piscina comunale. Come dicevo prima, la vasca perde un po', chi va in piscina lo sa perfettamente, è obsoleta, ma bisogna continuare a investire. E poi c'è un problema, c'è cioè il problema del palazzetto dello sport. Noi abbiamo una squadra di basket che è in B, se non vado errato, in C, però le dimensioni del rettangolo di gioco, o meglio le dimensioni esterne del rettangolo di gioco, non sono più confacenti con quelle che sono le richieste normative per giocare in C, e quindi bisogna sicuramente intervenire con un palazzetto dello sport. Il palazzetto dello sport è una delle cose che costano di più. Stavamo pensando delle strutture, una struttura in legno lamellare con delle membrane al di sopra, con delle gradinate che possono essere trattili, eccetera eccetera, però costa 2-3 milioni di euro. Questo è un po' un obiettivo che ci dobbiamo porre. Questi aiuti economici sicuramente ci aiutano a fare un passo in avanti, a poter progettare, a poter pensare, a poter immaginare come implementare quelle che sono le cose sportive. Un pezzo l'abbiamo fatto, ce n'è ancora da fare, e sono sicuro che comunque prossimamente riusciremo a farlo. Grazie. Grazie Francesco. Grazie, mi unisco ai ringraziamenti per il lavoro svolto dall'assessore, che cerca fondi e ottiene fondi, che non è poco. Il progetto per cui si andrà avanti è un progetto che è stato presentato da tempo, che era in graduatoria tra gli ammessi, quindi era stato valorizzato dalla giunta e dall'assessorato, ma che attendeva di essere finanziato. E sappiamo da mesi, anche perché abbiamo un po' stalkerato gli uffici per non stalkerare troppo l'assessore, che c'è stato un grande lavoro tuo, mi permetto di darti del tu, e del nostro Cirio, che insomma si è speso molto perché questi fondi potessero arrivare. Per lo sport continuano ad arrivare, e per questo un ringraziamento, perché per la vitalità di questa città avere questi fondi cambierà, perché quello che è stato finanziato con un mutuo potrà essere sostenuto e potranno diventare risorse che ci servono per lo sport, ma anche per le scuole, perché le strutture che abbiamo su cui lavorare sono tante, le necessità di questa città sono tante, e questo per noi è davvero ossigeno, quindi un ringraziamento particolare. Grazie ancora Fabrizio Ricca. Nel frattempo entriamo, ha parlato di Giro d'Italia, no? Abbiamo parlato di Giro d'Italia, hai parlato di Velodromo Francone, di partenza della tappa appunto da San Francesco al Campo. Abbiamo qua il presidente del Velodromo Francone, Davide Francone, e vorrei chiamarlo un attimino qua solo per fare un brevissimo saluto, ma per ringraziarlo per questa grandissima opportunità. Tra l'altro, se non vado errato, è la prima volta che una tappa del Giro d'Italia parte da un velodromo. Assolutamente sì. Arrivare tantissime volte, soprattutto negli anni del ciclismo eroico, negli anni 50-60, al motovelodromo, più volte sono arrivato al motovelodromo di Corso Casale a Torino, ma la partenza no. È una chicca, no? È la prima volta che parte da un velodromo, questo ci fa enormemente piacere. È una tappa particolare perché poi arriverà ad Europa. Europa comunque è particolare perché ricorre i 25 anni dell'impresa di Pantani, è una tappa iconica. Ci fa molto piacere, mi tocca anche qui ringraziare una persona, mi tocca ringraziare Fabrizio e tutta la regione, perché se il Giro è arrivato a San Francesco, arriverà a Europa e c'è una grande partenza in Piemonte, è assolutamente merito della regione e merito di Fabrizio, che si è speso molto per noi, ma per il ciclismo in tutti questi, ma tutti questi anni. Sì, soprattutto in questi anni, tantissime tappe, 3 tappe quest'anno qui in Piemonte, e non dimentichiamoci l'evento pazzesco del Tour de France, perché comunque il Tour de France è comunque il più grande evento mondiale visto in TV a 360 gradi, cioè è il quarto evento al mondo dopo i mondiali di calcio e le Olimpiadi, è il terzo evento del mondo più visto, però attenzione, gli altri due vengono ogni 4 anni e loro invece ogni volta un anno, è studiato.
No, fa molto piacere che parta da San Francesco, ma permettetemi di dire che mi fa molto piacere che in parte coinvolgerà anche Rivarolo. Ho detto prima Fabrizio, passerà comunque da Rivarolo e in qualche modo, o in altro modo, lo coinvolgerà Rivarolo perché la tappa è stata assegnata al Comune, ma il Comune ha deciso di coinvolgere il Velodromo Franconi nell'organizzazione e come organizzazione non potevamo noi non coinvolgere degli amici, sono amici di Rivarolo. Quindi ci sarà Alberto, ci sarà Eden che ho voluto assolutamente loro insieme a noi, ci sarà Vladimir e quindi avere queste persone con cui abbiamo collaborato nel 2014, abbiamo collaborato nel 2022 è fondamentale. Dicevamo prima lo sport è passione, ma lo sport è anche amicizia e poter organizzare questi eventi con amici rende tutto più facile ed è veramente bello. Grazie Presidente, Davide Francone. Velodromo Franconi, lo facciamo rimanere qua, lo facciamo rimanere qua. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, che adesso dobbiamo premiare, abbiamo parlato di ciclismo. Un amico. A SD Rivarolese. Quindi, noi parliamo di ciclismo, premiamo tutta la SD Rivarolese perché la Rivarolese ciclismo, il Rivarolo ciclismo non ha voluto nominare nessuno perché proprio questo Ezio mi ha detto, sono tutti importanti, noi non vogliamo nominarne uno per, a caso. Però ci saremo, perché per Rivarolo noi ci siamo sempre, Ezio c'è sempre, e pensa che anche Vladimir già ha pensato di organizzare una cicloturistica che passi a San Francesco, quindi per questo è importante che sia proprio il presidente del Velodromo Francone a premiare Ezio per lo stalker e le telefonate che farà a te stavolta. Assolutamente, mi fa enormemente piacere premiare Ezio, e parlavo prima di passione. Penso che Ezio sia la passione fatta persona, quindi veramente complimenti da parte di tutti. Tra l'altro proprio in occasione della tappa del Giro d'Italia qui a Rivarolo, ti passo subito la cosa, hai organizzato, non ci serve, va bene, abbiamo organizzato proprio in collaborazione con Ezio sulle strade di Egan Bernal, e ho visto anche prima il presidente del fan club Egan Bernal, Guido Maddalena, prima in sala, che lo saluto. A te Ezio, due parole. Grazie a tutti e cerchiamo di raccontare tutti. Bene, un grande applauso Ezio Re e la ciclistica rivarolese che da sempre ci permette di pedalare sulle strade di Rivarolo. Beh, prima abbiamo citato la polisportiva, no? La polisportiva quanto sia indispensabile non solo per fare dello sport durante la settimana o per chi vuole fare sport alla sera, ma è anche importante la polisportiva per le scuole, perché molti ragazzi usufruiscono di una struttura molto importante e ce lo vogliamo far raccontare dal gestore Maurizio Valente, in compagnia con il presidente regionale Xen Piemonte Gianluca Carcangiu. Eccolo qua. Dov'è? Eccoli qua che stanno arrivando. Allora accogliamoli con un grande applauso, perché la polisportiva rivarolese è un fiore all'occhiello, è stato un fiore all'occhiello, è un fiore all'occhiello del canavese, e da come ho capito si stanno adoperando perché si ha ancora più inclusiva, ancora più usufruibile per tutti gli sport. Dai. Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie per l'invito all'amministrazione, è per me un onore e per me e per tutte le persone che con me collaborano tutti i giorni per fare in modo che il centro polisportivo sia disponibile, sia utilizzabile, sia a disposizione di tutte le persone che vogliono fare sport, in particolar modo ovviamente per i giovani. Quest'anno abbiamo anche fatto un progetto nuovo insieme all'amico Gianluca e abbiamo aperto la polisportiva anche a persone che fanno un pochettino più fatica a fare sport. Quindi chiedo a Gianluca di raccontarcelo un pochettino meglio. Grazie Mauri, allora buonasera a tutti intanto. Allora io sono arrivato qua con questi tre libri, solo tre libri, e ai miei collaboratori ho detto ragazzi fatemi un packaging no, che lo valorizzi, mi hanno messo un fiocchetto, non era questo ciò che intendevo, però tanto è.
Allora, la Polisportiva e Riverolo quest'anno sono stati l'incubatore di un progetto che ha coinvolto 500 ragazzi studenti del Piemonte e diversi esperti, insomma, psicologi dello sport, educatori, eccetera. Insomma, Riverolo e la Poli, perché dire Polisportiva insomma non suona bene, sono stati fondamentali per la creazione di questo libro, che si chiama Io sono l'altro, ed è un libro, tra l'altro, finanziato per grandissima parte dall'assessore, che qua tutti saliamo, ti stiamo ringraziando, quindi, allora, c'è da dire che Ricca, insomma, sportivo dell'anno, allora, se Ricca fa un salto dal palco, adesso ci lascia il menisco, minimo, però se dobbiamo misurare la capacità di stare vicino al nostro mondo, effettivamente lo sei. Stessa cosa vale per l'amministrazione di Riverolo, con la quale abbiamo trovato una bellissima sinergia, e io mi ero impostato l'intervento in un altro modo, però in realtà io ho portato questi tre libri, uno sono per Daniela e per la Poli, uno per l'amministrazione Helen e ovviamente uno per l'assessore, ma allora sentiamola come merita. Daniela Chirico, che è il responsabile del progetto Io sono l'altro, che è stata nominata appunto dal responsabile della Polisportiva come degna di un grande encomio per i meriti sportivi. Ancora un applauso, Daniele Chirico. Allora, io faccio sempre un po' di fatica, come Gianluca ben sa, ok? Andiamo un po' là, perché tutte le volte sembra che dobbiamo correre fuori. Allora, quest'anno è stato un anno impegnativo, ma pieno di cose bellissime, per cui io non smetterò mai di ringraziare l'Oxen, perché mi ha dato un'opportunità grandissima, Maurizio che mi ha supportato e l'amministrazione per questa serata, e i miei figli che mi supportano e sopportano in tutto il sacrificio che faccio. Questo è un onore, un merito anche a loro. E per cui è stato veramente bello, ho conosciuto un mondo unico, che veramente merita valorizzarlo, e obiettivo non del 2024 ma dei prossimi 100 anni sarà lavorare sull'inclusione, perché sport è inclusione e noi dobbiamo fare questo. Grazie. Bene. Gianluca ci segnale, certo, assolutamente. Allora io, Daniela, darei a te questo libro dove sei anche stata menzionata, adesso solo una mano, quindi vorrei dartelo in ginocchio, però no, grazie. Questo lo diamo a te, dove sei ovviamente stata menzionata con Maurizio, la Polisportiva, per il lavoro di sperimentazione che avete fatto con noi, e un libro lo darei a Helen per l'amministrazione, e, ok? Poi i fiocchetti me li dovete ridare. E sì, io li devo usare per i prossimi regali dei libri, e uno lo lascio a Fabrizio, e grazie per averci supportato non solo economicamente, perché è vero che le risorse sono importanti, grazie a te, però se hai i soldi e non abbiamo l'anima, ci facciamo poco, ci riempiamo di cose, ma quando si ha tanto alla fine non si è niente. Gianluca, per te un omaggio da parte dell'amministrazione, questa piastrella che è stata prodotta dai ragazzi della comunità Anfas La Torre, che sono qui con noi, e dopo li facciamo salire ancora un attimo, e poi qua, perché al Poli è vero che non è rugby ma il terzo tempo c'è sempre, quindi per berci una volta su. Grazie ancora, grazie Daniela per il lavoro che hai fatto, Maurizio perché lo supporta, c'è tanto nella gestione, lo sappiamo, noi spesso dobbiamo affrontare le difficoltà e i problemi, ma c'è anche tutto questo lavoro di cuore, vi ringrazio davvero. Allora un saluto ancora al presidente Gianluca Calcangiu, a Maurizio Valente e chiaramente a Daniela Chirico, che va tutti i nostri applausi. Ebbene, adesso abbiamo parlato prima del testimonial, no? Quello che è stato il testimone dello sport 2022-2023. Allora vogliamo chiamare qui accanto a noi Giulia Buffo. Giulia che ci riporta il nostro gallo. Dov'è il gallo? Non lo so. Dove l'ho visto?
No, Ele non è il tuo gallo, perché è il gallo degli atleti. Ho detto il nostro, della comunità, della comunità. Che... Allora, sì, eccolo qua. Adesso vi racconto. Mamma mia. Poi, prima che me ne fanno un altro. Giulia, tu sei reduce, no, da adesso, ma comunque da Giore in Ungheria. L'altro anno sei stata grandissima ai mondiali, quest'anno lo sei stata altrettanto, avresti potuto di nuovo partecipare e anche la tua associazione avrebbe potuto di nuovo partecipare a concorrere a quello che è il testimonial per il 2024, però è giusto che si dia spazio a tutti gli sport. Comunque grazie e complimenti per quello, i risultati di quest'anno. Se ci vuoi elencare sarà un piacere ascoltarti. Allora, ho iniziato a vincere nel 2014 agli europei a Dresda. Però se ci racconti tutte le tue vittorie non finiamo questa sera. No, per dirti che sei bravissima. E sono arrivata fino adesso al 2023, ad agosto, va bene? Cosa hai fatto agosto? No, raccontaci cosa hai fatto agosto. Allora, ho fatto il mondiale in Ungheria e ho fatto il secondo posto nel combattimento e il terzo posto nel kata squadre, è il kata, una sequenza di tecniche e che fai a squadre, quindi devi andare tutte in maniera sincronizzata. E poi ho fatto il secondo posto nel kumite, che sarebbe sempre il combattimento, a squadre insieme alle mie compagne. Facciamo un applauso a Giulia, però per sottolineare quanto è brava e quanto ha vinto, ha dovuto pensarci un attimino a quello che aveva vinto, ma non perché se uno vince poco è facile, se lo ricorda subito quello vince. Invece siccome questa signorina qua ha vinto tantissimo, fa fatica a volte a ricordarsi questi grandissimi risultati. Ancora facciamogli un applauso, un applauso grande, perché lo so che... E nel frattempo chiamiamo qua i ragazzi della comunità La Torre, che sono quelli che hanno materialmente prodotto il gallo che è simbolo della città di Rivarolo Canavese. Ciao ragazzi, ecco. Ciao, allora voi rappresentate un gruppo anche di tutti gli altri ragazzi. Sì. Vi ringraziamo per l'invito, vi ringraziamo per l'inclusione che ci avete sempre accolto in diverse manifestazioni. Volevo solo per le persone che hanno ricevuto questa piastrella e vedranno queste venature d'oro, e sono un po' casuali, un po' no, perché durante la cottura non sempre sono uscite perfette, come non tutti noi usciamo perfetti. Sono uniche. Perché riprende l'arte giapponese del Kintsugi millenaria, in cui viene valorizzata la differenza e anche la ferita che ognuno di noi ha, o le problematiche possono arricchire, essere noi stessi delle ricchezze per gli altri. Grazie mille. Le imperfezioni sono sempre qualcosa di utile. Allora, grazie mille. Sono contenta che sono qua. Facciamo ancora un applauso. Grazie mille. Vi faremo tornare quando ci sarà da passare il gallo, così facciamo come l'altra volta. Perfetto. Giulia, devi chiamare i tuoi soci, che per colpa tua che hai preso il testimonial l'anno scorso escono dalla competizione di questa sera e sono fuori gara, però riteniamo opportuno nominarli perché hanno spaccato. Sì. Ma prima chiamiamo papà e mamma. Va bene. Chiamali tu, cita anche la tua associazione, devi chiamarli tu, sei tu la presentatrice. Allora, cito l'associazione Rainbow Camp di Rivarolo, gestita da mamma Daniele, come la chiamiamo noi. Vieni. Daniele Amato, che è quella che gestisce il tutto da dietro le quinte in maniera burocratica,
e poi Giacomo Buffo, che è invece il maestro, che è mio papà. E poi citiamo i soci. Ma i soci sono quelli che con loro tu hai fregato il galletto. Perché, sì. Marco Buffo, Riccardo Carlino e Lorenzo Terzano. Medaglia d'argento ai mondiali di Gyor in Ungheria. Prego, maestro. Allora, prima di tutto ringraziamo l'amministrazione perché effettivamente tutti gli anni è sempre più bella la manifestazione che mettete in piedi, quindi chapeau, complimenti. E per quanto riguarda noi, parliamo dell'associazione di karate, per adesso stiamo andando benino, via, tutto sommato questi ragazzi qua si stanno comportando bene. Giulio ha fatto un mondiale favoloso, non l'ha detto, ma aveva una spalla dislocata ed è riuscita pure a farsi le finali, e loro due sono arrivati secondi dopo la squadra giapponese a due decimi. Adesso voi non sapete bene come funziona la storia del punteggio, lo score, comunque due decimi praticamente sono quasi nulla. Hanno stupito anche i giapponesi, d'altronde il coach è andato pure a fargli i complimenti, se non credevamo ci steste così vicini. È stata una bella guerra, via, tutto sommato. Giapponesi che comunque sono poi quelli che, tra virgolette, sono quelli che si vincono sempre, sono primi nel medagliere loro e secondi è arrivata l'Italia nel medagliere. Quindi siamo, dopo i giapponesi, siamo i primi in Europa. Ed è una bella soddisfazione. Okay. Faccio parlare un attimo lui. Io lascerei un attimo la parola ai più giovani, perché io più che allenarmi e prendermi le critiche ogni tanto da loro non faccio. Lascerei la parola ai più giovani. Allora, sarò breve perché di solito a quest'ora sto già dormendo. Onesto. Niente, per raggiungere questi risultati importanti bisogna dedicare molto tempo e mettere da parte magari dei momenti di svago, di felicità, e quindi sacrificare un po' della propria vita per raggiungere un obiettivo, e quindi rendere sacro in qualche modo quello che si fa e rendere sacro lo sport è per me una bellissima cosa. Bene, però hai detto tutto, hanno detto tutto. Allora vi salutiamo, come giustamente mi hai detto tu, vi preparate per cosa, maestro? Dai. Parlo io così dico qualcosa anch'io. Niente, adesso diciamo non ci si ferma mai, perché tolta una soddisfazione ce n'è subito un'altra da andare a conquistare, e ci prepariamo quindi per l'Europeo del 2025 che si terrà in Grecia, a Creta. E quindi che dire, in bocca al lupo e viva il lupo. Quanti associati avete, dove avete la palestra? La palestra l'abbiamo alla polisportiva a Rivarolo, e se qualcuno potesse essere interessato, gli orari sono il martedì e il venerdì, per i bambini dalle 6 alle 7, per gli adulti dalle 7 alle 8 e mezza. Bene, grazie, allora vi salutiamo con Os. Okay. Bene, congediamo ASD Rainbow Khan Karate Do. Lasciamo Giulia lì. Giulia? Vuoi allora stare qui, vuoi andare là? Sei libera. No, ma adesso fai Giulia la congediamo, così chiamiamo qua gli altri che entrano di diritto nei candidati, e ti chiamiamo poi su nel palco, poi quando... No, passa di qua. Tu salta che non parte lì. Ho capito che non hai il ginocchio di Fabrizio, che però non facciamo scherzi. Siamo partiti con il karate, adesso ci addentriamo con la SD Accademia di Judo, e voglio qui accanto a me Stefano Ridella. Stefano Ridella, ecco che si sta alzando, ci raggiunge anche loro. Dimmi, Ellen, sì. No, e chiamo subito Stefano Ridella, avete nominato una persona importante per quello che è voi il judo, nomina Polito Giuseppe. Mi ha appena detto che il suo accento sta sulla prima sillaba. Poli.
lo facciamo dire da lui. Allora, il motivo perché avete scelto Giuseppe, così almeno, ok? È perché da papà, perché probabilmente hai accompagnato, prego, hai accompagnato il figlio, si stai togliendo delle grandissime soddisfazioni. No, da papà a ottimo atleta, all'obiettivo della cintura nera è vicinissimo. Sì. Vero? Sì. Buonasera a tutti. Sì, come diceva il presentatore, ho iniziato questo sport grazie a mio figlio, che ho visto un po' i risultati, allora ho deciso di intraprendere anch'io questa cosa qui. Ormai sono 6-7 anni che lo faccio con una certa regolarità, e quindi ringrazio sia la società che maestro, e l'altra maestra che è lì che filma, e mi hanno aiutato sia a crescere come uomo che come atleta. Sì, 6-7 anni fa diciamo che scricchiolavo durante il riscaldamento, collo, ginocchia, oggi riesco a fare qualcosa in più. Bene, un bello sport, eh? Sicuramente. Presidente, due parole. No, io non sono presidente di niente. Io sono uno dei tecnici della nostra associazione. Pino, per noi lo chiamiamo Pino, diciamo che ha un po' mentito, se posso permettermi, perché è da quando siamo entrati che mi dice: cosa faccio io qui in mezzo a tutti questi atleti, io che non sono un atleta? E io gli ho detto: hai perfettamente ragione, perché se posso permettermi, no, è un atleta, ci mancherebbe, però per me è l'incarnazione di come il judo dovrebbe essere. No, io ho fatto, ormai questo è il mio, finito il mio 43esimo anno di judo, e forse lui è il primo che vedo veramente fare judo come si deve, con lo spirito giusto, con lo spirito del judo, che non è propriamente, a parlare propriamente, uno sport, è nato come arte marziale, come metodo di vita, questo è quello che vuol dire do, via, modo di vita. Lui da papà, da lavoratore e da persona adulta è riuscito a inserire il judo nella sua vita, e a farlo non con una certa regolarità, con assoluta regolarità. Fossero tanti atleti che fanno come lui, con assoluta regolarità, e adesso, vabbè, erano partiti in un numero più alto, è rimasto solo lui, ma il judo non è una cosa semplice, questo bisogna dirselo. Lui ha capito il meccanismo del judo, la tecnica del judo, lo spirito del judo, e noi speriamo che diventi cintura nera, ma se non è quest'anno sarà il prossimo. Ma questo è nello spirito del judo, cioè non è un traguardo sportivo da raggiungere, è un percorso di vita, come abbiamo sentito prima, a volte la vita ha delle imperfezioni, a volte delle difficoltà, è per questo che il judo è uno strumento che può aiutare a fare un percorso di vita. E quindi, ecco, io veramente, forse è stata la nomina più azzeccata questa qui, la sua. Grazie, grazie, bellissime parole, grazie. Grazie. Bene, allora adesso cambiamo sport, passiamo alla libertà, ci tuffiamo nella piscina comunale, ok? Nella Libertà Sincro 1984, la presidente, spero che sia presidente a questo punto, Martino Sabrina, e Tofanine Milena, che è anche allenatrice, collaboratrice, li vogliamo qua accanto a noi, e li accogliamo con un applauso. Nel frattempo che nominano Manavello Lucia e Tofanini Laria, la motivazione e la medaglia di bronzo ai campionati Finn Master svolti a Verona, sia per quello che riguarda il tecnico e il libro uniti, fanno un punteggio unico, se non sbaglio, fanno un punteggio unico, e loro sono assolutamente andati benissimo. Chi parla? Chi? Vado io. Vai. Che dire, allora, niente... Sono emozionata. No, innanzitutto mi scuso e ci scusiamo per le nostre scarse capacità comunicative, come avete potuto vedere, ma siamo abituati ad esprimerci in un altro modo, in acqua, attraverso la nostra disciplina, che desta sempre molte curiosità perché non è molto conosciuta,
Le domande più gettonate solitamente sono: ma come fate a respirare sott'acqua? Bene, non si può. Oppure come fate ad andare insieme? Non sempre ci riusciamo. È uno sport difficile, come tutti. Diciamo che le nostre difficoltà in questo momento riguardano più che altro riuscire a conciliare i nostri impegni, perché Ilaria appena da un po' ha iniziato a lavorare, io spero di entrare presto nel mondo del lavoro e quindi non sempre riusciamo a conciliare il tutto e stiamo dedicando leggermente meno tempo a questo sport, e per cui gli obiettivi sono anche cambiati un po' nel tempo, e al momento è riuscire a cercare di conciliare il più a lungo possibile la nostra passione con i nostri impegni, anche perché da un po' di anni ormai siamo anche aiuto allenatrici della nostra allenatrice Milena, aiutiamo le più piccoline e i più piccolini, perché siamo circa 70 atlete e quest'anno abbiamo anche due maschietti, perché ricordiamolo che è uno sport per tutti, non solo per le ragazze. Assolutamente sì, tra l'altro prima di lasciare parlare Milena volevo dire, ne approfitto per dire che tutte e due siete laureate e conciliare lo sport con lo studio è assolutamente possibile, è vero? Prego Milena. Prego, Ilaria, vabbè. Sì, è assolutamente vero che è possibile conciliare lo sport con lo studio. E adesso col lavoro, sì, giustamente. L'importante è non farsi prendere troppo dagli impegni, dalle cose, ma pensare che si sta facendo una cosa che piace. E con gli anni ho imparato che allenarmi è una cosa che mi aiuta, non che mi crea difficoltà riguardo a tutte le altre attività che devo fare, perché io quando entro in piscina magari ho avuto una brutta giornata, finivo l'università, ero stanca. Allenarsi è anche un modo per scaricare, per sentirsi meglio, e ora ho ancora molto più vera questa cosa, la sento ancora di più rispetto a quello che era una volta. Certo, crescere con l'età dà sicuramente maggior consapevolezza dei propri mezzi e di quello che si ottiene, no? Assolutamente. Prego, ancora brave, complimenti. Vuoi dire qualcosa? Beh, anche tu, subito. Parlo io. Comunque, sono molto brave, probabilmente, come ha detto prima, sott'acqua, perché poi molto del tempo che voi passate in acqua lo passate sott'acqua. Giusto? Testa in giù. Ancora brave, complimenti, un grande applauso. Gli obiettivi per il prossimo anno, veloci. Allora, noi puntiamo sempre al podio. Ai campionati italiani puntiamo sempre a ottenere il risultato migliore. A questi invernali abbiamo ottenuto il terzo posto, comunque i punteggi stanno migliorando, quindi si punta sempre più in alto possibile. Ok. Prego. Ormai ci ho preso gusto. Dai. Un altro obiettivo è anche portare qua il prossimo anno le nostre nuove compagne che salgono di categoria. Bravo, quello è un bel obiettivo, un applauso. Prego. Infatti quest'anno andremo agli italiani con 5 atlete. Complimenti. Invece che 2 passiamo a 5, per cui è già. Quindi avremo nomi nuovi. A livello italiano, sì. Bravo ragazzi. Grazie ancora, complimenti. Allora ci vediamo il prossimo anno in 6 o 7. Bravo, dai. Ok, dai, andiamo più veloci. Mi battono il tempo. Andiamo più veloci, sono diventa lunghissima. Sì. Allora, adesso chiamiamo qua la Rivarolese 1906 SSD e vogliamo con noi il vicepresidente Andrea Mautino. La Rivarolese, che è un punto di riferimento da tantissimi anni. Io ho giocato a calcio, ho avuto la fortuna anche di giocare con loro. Loro probabilmente meno, perché non si sono accorti, però è così. Detto questo, loro si possono anche fregiare della scuola di calcio elite, perché hanno dei maestri e degli allenatori professionisti che lo fanno per i ragazzini, vero presidente? Vicepresidente? Sì, grazie a tutti. Sì, noi cerchiamo di fare calcio nella maniera migliore, non è semplicissimo, perché per avere degli allenatori preparati bisogna pagarli, perché purtroppo ormai il calcio, anche ai nostri livelli, non c'è più nessuno che viene per spirito, tranne alcune persone che invece valgono la pena, ed è proprio per questo che avete nominato, che questa sera abbiamo nominato Roberto Gallo. Roberto Gallo, veterano doc della società
amato da tutti per la sua operosità, non solo nel calcio. E io ringrazio in maniera importante, perché grazie alle persone come lui che le società come le nostre vanno avanti. Gente che molto probabilmente non ha mai preso un centesimo. Grazie, complimenti per quello. Grazie Roberto, grazie. Molto conosciuto anche per i cittadini, per il gruppo Alpini, il gruppo Nuove Idee di Sant'Anna. Mille complimenti, perché il volontariato è fondamentale. Intanto buonasera a tutti. Questa cosa qui mi ha preso un po' di sorpresa. Sì, comunque un grazie a tutte, all'amministrazione, all'assessore dello sport, alla Rivarolese e ai suoi dirigenti. Non c'è altro da dire più di questo. Quello che si può si fa, sperando sempre che si vada diciamo migliorare le cose, specialmente per noi, giustamente il calcio, ma tutto lo sport. Quindi un grazie ancora a tutti, da parte degli Alpini, dalla parte della Rivarolese, dalla parte del gruppo di Sant'Anna. Comunque sono tutti gruppi che cercano di fare un qualcosa per la comunità. Grazie. Bene, grazie. Allora grazie a gente come Roberto Gallo e il vicepresidente Andrea Montino. E d'orecchie che mi ha fatto in questi anni. Un altro sport di combattimento, il Taekwondo canavese sport, dal 2015 è riconosciuto dalla Federazione Italiana. Abbiamo qua la maestra Alma Veac, che non mi ricordo più l'altra, Kolak, eccola che viene. E nel frattempo chiamiamo anche i ragazzi, vengono qua: Adele Kolak, Maya Ampalla, Viviana Laudari e Alessia Carpo. Eccole che mentre ecco arrivano, che arrivano con tutte le medaglie. Brava. Ma quante ne hai? Quante ne hai di medaglie? Le contate? 8. Plurimedagliate. Allora facciamo parlare. Buonasera. Allora, hai voluto... Perfetto, vai. Dai Adele. Niente, buonasera a tutti. Più vicino. Solo più vicino. Ok. Anche io sono quella che meglio fa che parla, no? Vi ringrazio a tutti che siete stasera qua. Grazie a voi che avete fatto invito. A tutti noi. Niente, io devo ringraziare tutte le ragazze mie e ragazzi, ma stasera potevamo portare solo qualcuno, che hanno fatto risultati, e tutti i genitori che sostengono tutti noi, nient'altro. Abbiamo fatto risultati belli per quest'anno, speriamo anche prossimo anno, visto che abbiamo vinto regionali, interregionali, internazionali. Allora andiamo adesso a livelli più alti. Assolutamente sì. Grazie. Facciamogli un grande applauso, e ne approfitto per quello che ha detto Alma per ringraziare veramente i genitori. I genitori in tutti gli sport ci permettono di proseguire alla grande, ci permettono ai ragazzi di andare avanti. Infatti, non ci fossero i genitori. Senza sostegno dei genitori non sarebbe possibile, perché sono loro che li portano allenamenti e anche accompagnare le gare. Quando li fate gli allenamenti? Veloce. E ogni tanto anche a gareggiare con Alma. Sì. Ho provato. Grazie mille. Complimenti. Bene. A tutti. Grazie mille. Alma Kolak con i ragazzi, con le ragazze in questo caso. Un applauso particolare a Adele, che è così piccina ma è combattiva, ragazzi, che è fantastica da vedere. Beh, adesso è un personaggio importante, tutti noi lo conosciamo, un grandissimo atleta, adesso l'abbiamo visto l'altro anno, l'abbiamo visto anche combattivo qua su questo palco, dicendo fuori dai denti, come si suol dire, la sua idea. Alessio Furlan, che è l'ideatore, il promotore della scalavesana. Bello Alessio. E loro hanno nominato un ragazzo giovanissimo, Simone Grivetto, che ha soli 13 anni, e lo facciamo dire ad Alessio perché hai voluto nominare Simone Grivetto. Dov'è Simone? Vieni che Simone. Vieni Simo, vieni che non ti mangiamo. Ti tocca parlare, ti rendi conto? No, niente, grazie a tutti dell'invito. Subito non volevo partecipare perché
nel canavese. Quest'anno non abbiamo avuto nessuna medaglia importante di linea nazionale, l'anno scorso sono venuto qua con un Ballero Adele, però dall'anno scorso a quest'anno c'è stato un piccolo cambiamento nella nostra società. Abbiamo, non è della zona, è di Asti, è come il tesserato School Boss canavesano, il campione del mondo IBO professionista Olie Tinosa, dove è andato in televisione l'altra settimana su DAZN, che ha vinto, ha difeso il titolo mondiale IBO in Germania. Quindi qualche numero lo abbiamo anche noi, però non essendo del canavese, non essendo qua di Rivarolo, non mi sembra il caso a menzionarlo. Io preferisco menzionare lui, che è un ragazzino di rock canavese, del paese dove abito io, un piccolo paese nelle comunità dell'Alto Canavese. È venuto in palestra da noi a 7 anni, adesso a 13 anni, è una promessa importante per il nostro settore giovanile, dove noi curiamo molto in maniera dettagliata. Ha fatto già quest'anno 3 match, 3 vittorie, sta andando bene, prossimo anno puntiamo l'italiano, spero che continua nella sua crescita sportiva nella società, diciamo, ok? Quindi puntiamo tutto su di lui, sono cavoli tuoi, Simone. Grazie a tutti per essere qui e per sostenerci. Sono qua rappresentante della School Boss Canavesana nel mio piccolo, come sportivo e anche come studente, per cui ho anche l'interrogazione in inglese per domani, maledizione. E niente, grazie a tutti. Bravo, grazie. Complimenti, grazie. Mi raccomando, da a fare, se no Angelo ti viene a beccare a casa. Bravi. Bene. Adesso passiamo a un'associazione che ha fatto la storia di Rivarolo. La SD Rivarolo Canavese Volley. Allora, presidente Davide Agostino. E nomina. Nomina Giancarlo Giglio. Gianca. Eccoli qua, benvenuti. Beh, la storia di Rivarolo per quello che riguarda il volley è passata proprio attraverso questa associazione. Prego, chi parla per primo? Parlo prima io, giusto due parole. Mi ha chiamato Helen, se non avete nominato nessuno. Dico, sinceramente siamo retrocessi l'anno scorso alla B2, non avevamo molto da festeggiare. Ma a parte quello, ho pensato che quest'anno, 2024, sono i 60 anni della società, che è una cosa importante nella pallavolo, siamo tra le società più antiche, più anziane del Piemonte. E penso che in tutte le foto che vedete, che trovate, del Rivarolo Volley, degli ultimi 40 anni, questo signore è quasi sempre presente. Io sono presidente da 8 anni, sono contento di quello che abbiamo fatto, sono 8 anni che siamo in Serie C, abbiamo vinto una Coppa Piemonte, abbiamo fatto 2 anni di B2, ma questo signore è veramente la storia, al di là del dirigente anziano del nonno, con Donato Spinazzola ed altre persone che non ci sono più purtroppo, Pier Giorgio Fonzani e Gigi Pallario, sono veramente la storia di questa società. Quindi penso che se lo meriti tutto. Un applauso. Facciamo parlare il nonno. Bene, ringrazio per il testimone il Presidente. E niente, dopo 38 anni di militanza nel Rivarolo Volley e aver anche aiutato altre società tipo il basket, il karate, il calcio, e niente, questa è una tappa della mia vita sportiva e quindi mi promuovo a continuare per Rivarolo Volley in questo caso e per aiutare il Presidente, che senza di lui non ci sarebbe più la pallavolo però, e cercare di fare sempre la situazione. Grazie, complimenti tra l'altro. Grazie, complimenti. Tra l'altro bisogna anche dire che la pallavolo in questo caso è stata promotrice di una sinergia e non campanilismo, facendo la Riva Castel Volley, proprio per togliere via quei campanilismi che a volte ci sono. Ancora grazie ragazzi, complimenti. Allora, dal volley passiamo alla corsa.
giusto? Allora, per la Turbano Gas Energy, Rivarolo 77, che Fremolo gli ultimi comunque. Sì. Luigi Cauoti, presidente, e Walter Durbano, noto a lei, non ha bisogno di presentazioni, ma il nostro applauso, anche lui testimone dello sport qua a Rivarolo Canavese, un onore, un piacere averli qua. Ecco, venite di corsa, di qua, Walter, vieni. Ciao. Eccoci qua. Passo io. Buonasera a tutti, per me è un onore sempre salire su questo palco perché sono di Rivarolese ormai da tantissimi anni. Sono salito qua sul palco quando ancora correvo, oggi torno sul palco anche se non corro. Sono in compagnia di Luigi, presidente della nostra squadra, ed è sempre un piacere comunque essere qui. Buonasera a tutti, anche per me è un piacere essere qui e ringrazio il comune per averci chiamato, ringrazio Stefano Berardi. Ah, lo chiamiamo dopo, chiamiamo. Ho sbagliato, scusate. Possiamo rifare da capo e tornare alla diretta. No, che grazie a lui che siano qua sopra, no? La nomina da parte della Turbano Gas Energy Rivarolo 77. Nomina Berardi Stefano, classe 2007, campione regionale sui 5.000 strada, secondo agli italiani sui 10.000, e primo al campo Bisenzio sui 3.000. Queste sono le principali risultati. Dai, facciamo un applauso. Stefano Berardi, descrivicelo, Walter. Beh, io sono il suo allenatore. Stefano è uno che vive di palleatletica, è un appassionato. Sono rimasti in pochi giovani qui in Canavese che sono così tanto appassionati. Vorrei che nella scia di questi campioni arrivassero anche degli altri giovani, e questo ci fa ben sperare comunque. Grazie Walter, e a questo punto non ci resta che ringraziarvi per il vostro operato, quello che fate durante tutto l'anno. Anche voi siamo stati anche a organizzare una corsa alla Mandria, quindi anche Rivarolo si è spinto fino alle porte di Torino. Bene, noi vi ringraziamo, vi congediamo con un grande grandissimo applauso. Due parole a lui, sì. Volevo solo dire perché sei qui e l'invito. Grazie a te per quanto corri. Ok, grazie. Perdonami se li chiamo io. Vai. Siamo l'associazione Sub Explorer che in questo momento, con la presidente Francesca Menegazzo che sta arrivando, è tutta impegnata fuori a preparare il vin brulè, quindi chi si sente stanco sappia che c'è da rifocillarsi. Sei da solo? Allora c'è da solo Luigi. Non si muova nessuno, che dopo, oltre al primo tempo e alle cose istituzionali, c'è anche il solito terzo tempo che ci piace tanto. Allora, intanto grazie a tutti, grazie per averci invitato. Noi il riconoscimento come meriti sportivi abbiamo deciso di consegnarlo a mio fratello, che non c'è, quindi chiamo Francesca Fabris, che alla gara a cui ha partecipato anche Andrea, a cui abbiamo partecipato come circolo in generale, si sono classificati primo mio fratello e Francesca al terzo posto, e una gara di tecnica subacquea al 16° trofeo studiale FIAS a Leni. Esatto. E allora vanno più i nostri grandi applausi a tuo fratello, questo caso. Grazie. Ma anche a tutta la dirigenza. Tra l'altro tu sei neopresidentessa di questa. Sì, ma da luglio. Da luglio, da pochissimo. Tra l'altro sono numerosissimi, no? Sono quest'anno quasi 120, l'anno scorso. Tra le più numerose società di subacquea. Sì. Tanto organizzate corsi di snorkeling. Sì, siamo attivi a Rivarolo dal 1986, quindi da un po'. In piscina. Esatto. Ok, perfetto. Allora adesso andiamo dall'acqua al vin brulè. Dopo perché ne manca ancora una. Manca ancora un'associazione.
situazione che era tra quelle che faceva fatica a fare una nomina sola, e allora mi hanno scritto un certo elenco. Nel certo elenco sono stati costretti poi a selezionarne uno, però visto che si erano impegnati a fare questo elenco lungo 9 chilometri, facciamo venire tutti comunque qui e poi selezioniamo. Quindi la SD Atletica Rivaloro con la presidentessa Lorena Scarafia, che sta salendo. Ecco, e intanto facciamo avvicinare la squadra maschile di prove multiple under 14, la squadra femminile di prove multiple under 16, Nicolo Borello, Jacopo Cesar e Fabrizio Demo, e Dulcis in fondo, un nome che ancora non abbiamo sentito, Stefano Demo, chiamato anche lui. Li vogliamo tutti qua, così almeno per la fatica dell'elenco la foto la facciamo fare a tutti. Tra l'altro la squadra in prova il titolo regionale per le under 14, secondo posto campionato provinciale, terzo posto regionale per le under 16, Nicolò Borello campione regionale 60 ostacoli, che ha stabilito anche il record regionale, Jacopo Cesar terzo posto regionale 300 ostacoli, Fabrizio Demo under 18, terzo posto campionati regionali, decathlon campionati nazionali, e si è guadagnato anche la possibilità di partecipare ai campionati nazionali a Caorle. Inoltre abbiamo anche Stefano Demo, classe 2004, che ha vestito la maglia nazionale italiana under 20, plurivincitore per ben 3 volte del titolo nazionale di prove multiple, e tutte le volte che hai partecipato al campionato nazionale di queste prove multiple sei sempre arrivato sul podio. Presidente, bene, sì. Quest'anno siamo venuti in tanti perché era giusto comunque dare la visibilità anche a questi ragazzi che anche loro hanno dato il loro contributo a far crescere l'Atletica Rivarolo. Sono tutti ragazzi che nascono e crescono con noi, cioè fanno parte dei nostri vivai, diventano magari campioni come Stefano, o diventano, comunque si tolgono le loro soddisfazioni. Perché per noi, come ha detto tante associazioni, ho sentito questa sera, è vero che contano i risultati, ma conta molto di più il loro spirito di amicizia, di aggregazione, di rispetto per i loro compagni, per le altre associazioni sportive, per gli allenatori e tutto. E quindi questo ci inorgoglisce molto. Certo, oltre ai risultati. Assolutamente sì, ma è uscito da parte di tutti, della voglia di crescere, di creare, perché l'atleta, non tutti sappiamo se gli atleti riusciamo a costruirli, noi allenatori ci mettono anche in, ma sicuramente dobbiamo costruire degli uomini e delle donne migliori nel futuro. E poi l'atletica è vero che è uno sport individualista, però diciamo che e anche fa molto la squadra, fa molto il loro gruppo, che anche se individualmente non hanno i risultati, riescono ad averli come squadra. E questo supporto dei compagni è fondamentale, no? Certo. Allora, Stefano, quest'anno è andato benissimo, la soddisfazione maggiore che hai avuto? Allora, sicuramente la soddisfazione più bella è stata vestire la maglia della nazionale, perché è veramente stato un sogno. Parte questo sogno in realtà da quando neanche facevo atletica, semplicemente da quando guardavo i calciatori vestire la maglia della nazionale e giocare appunto per il paese, per l'Italia, e quindi non è nato tutto, diciamo, dall'atletica, ma è nato dallo sport in generale. E poi vestirla nel mio sport, sì, è sicuramente stato un sogno che ho rincorso proprio nel vero senso della parola per parecchi anni. E quando diciamo, ho realizzato questo sogno, è stata una giornata speciale, soprattutto perché, diciamo che sì, in famiglia io e Fabrizio, che è mio fratello, avevamo due sogni, che lui voleva assolutamente andare ai campionati italiani, io volevo assolutamente andare invece ai campionati europei. E dopo 7 anni nel giro di 15 minuti abbiamo realizzato un sogno che è durato 7 anni, quindi
sono stati veramente 15 minuti fantastici e ci riportiamo dietro come esperienze, che è stato veramente un qualcosa di incredibile. Sì, dico 15 minuti perché gli allenamenti sono in realtà ore e ore che passiamo insieme, qua arriva Rolo, giriamo il Canavesi, vado anche, come si vede lì, da due anni faccio parte della nazionale, proprio a livello... è il primo anno che vesto la maglia nazionale perché si veste solo nelle competizioni, però gli atleti, diciamo, di elite nazionale vengono chiamati e si allenano a Formia costantemente. Anche quest'anno non mi è ancora arrivata la convocazione, ma mi hanno, diciamo, trapelato, esatto, che sarò chiamato nuovamente in questi raduni, quindi si gira comunque l'Italia. Però nonostante queste ore di allenamento, poi le gare sono questione di secondi e noi nella stessa gara, gare che durano due giorni perché facciamo il pro e multiple, quindi non una sola specialità ma 10 specialità, e lui ha finito, lui era categoria prima della mia, quindi ha finito 15 minuti prima, io stavo già festeggiando mentre correvo perché sapevo del suo sogno, sapevo invece che il mio si sarebbe realizzato da lì a poco, perché ero, diciamo che durante le gare già sapevo che ero lì per rompere un record e superare un minimo di partecipazione per i campionati europei. Bravo, bravissimo, complimenti. Allora, vi lasciamo scendere, grazie mille. SD Atletica Rivarolo, grazie a tutte queste ragazze. E adesso vorrei chiedere a un rappresentante del gruppo ANFAS, a Gianluca Carcangiu che è qui con noi, l'assessore Ricca, il sindaco, diciamo un certo elenco, Giulia, la testimonial ancora in carica che il Gallo l'ha appoggiato qui, ma adesso lo deve lasciare. Chi vuoi chiamare? Assessore, gli assessori, pieno di assessori qua, ce ne sono tre o quattro in sala, facciamoli salire tutti. Diemos, Costanza Contacanova, Michele Nastro, l'ho visto, cioè eccolo là, venite su, tutta la giunta in pompa magna, è arrivato il momento, è giunto il tempo. Testimonial dello sport nel 2024, e vieni Giulia, vai pure lì davanti. È un momento importante, è un momento che sicuramente dà lustro alla persona, ma è anche, come dire, un momento che chi verrà assegnato, scusami, è una persona che da questo momento più ha un onere in più, portare il nome di Rivarolo in giro per il Piemonte, per l'Italia e magari per l'Europa e per il mondo. Bene, allora io direi che è stato nominato questo ragazzo o questa ragazza, perché non lo sappiamo ancora chi è, o questa squadra. Visti i meriti sportivi, visto l'impegno profuso durante la sua attività e i risultati ottenuti, ma anche per l'insegnamento e l'impegno che ha nei confronti degli amici e dei compagni più giovani di allenamento. Allora accogliamo con un grande, grandissimo applauso Stefano Demo. Vieni Stefano, vieni qua. Ecco, da Giulia e da Concetta viene consegnato a Stefano Demo Testimonial 2023-2024 dello sport Città di Rivarolo. Beh, facciamo una foto tutti insieme. Vieni qua Stefano, girati con Giulia, eccolo qua. Allora Stefano, hai detto prima dei tuoi risultati che hai ottenuto, adesso sei consapevole del fatto che oltre a raggiungere i tuoi obiettivi dovrai anche tenere in piedi e tenere soprattutto in alto il nome di Rivarolo Canavese e il Gallo adesso per un anno. Allora ancora un applauso Stefano Demo. Ricevi il riconoscimento anche dall'assessore regionale. Vuoi posare il Gallo? Devi dargli un nome. Che loco qua, Giulia ti ha già detto, è già combattiva per il prossimo anno. Allora Stefano, due parole veloci.
Allora inizio con i ringraziamenti, così. Innanzitutto voglio ringraziare più di tutte le persone come noi, e con noi non intendo solo gli atleti che sono stati premiati sul palco, ma intendo anche i genitori in ultima fila che stanno dormendo e tutti quei genitori anche che portano i propri figli all'allenamento, i nonni e chiaramente gli allenatori e tutte quelle persone che di fatto fanno questo semplicemente per passione e non per, diciamo, una questione pragmatica, utilitaristica, semplicemente per vivere la propria passione, la propria vita nel modo migliore, e lo sport sicuramente ha il potere di regalarci queste emozioni. Bravo, bene, allora ti cedo la parola a Elena. Allora, ti diamo ancora, come abbiamo dato a tutte le associazioni, la Costituzione che riporta l'articolo modificato, l'articolo 33, abbiamo detto, e il nostro attestato della città di Rivarolo, quindi c'è tutta una serie di valigie da portare via. Speriamo, insomma, sindaco. Questa sera noi abbiamo dato un presente che è importante, che è il galletto della città, ma speriamo di farti il regalo più bello, sono sicuro che te lo faremo nella primavera inoltrata, che sarà la nuova pista d'atletica della città di Rivarolo. Questo penso che sarà il regalo più bello per te e per tutta l'associazione e per tutti gli sportivi rivarolesi. E forse possiamo dirlo, se arriva il finanziamento, il salto con l'asta ce lo portiamo a casa. Bene, allora vi congediamo, ti prendi via il galletto. Certo, ci sarà quello, assolutamente sì. Allora abbiamo concluso anche questa serata, lascio ancora la parola a concludere. Fabrizio, se vuoi dire una battuta. Continuate così, siete fantastici. Grazie, bene, allora chiudiamo la serata ringraziando assolutamente Alberto Rostagno, il sindaco di Rivarolo Canavese, e Elen Ghirmu, che è l'assessore allo sport della città di Rivarolo. Grazie Vladimir. Grazie a voi, buona serata.